Volata doveva essere e volata è stata a Francavilla al Mare, nell'undicesima frazione della 107ª edizione del Giro d'Italia. A sfrecciare davanti a tutti è stato Jonathan Milan. Il friulano ha regolato in volata il gruppo compatto precedendo Tim Merlier. Il belga alla fine della gara è stato declassato dalla giuria e così il secondo posto è andato a Caden Cross. Jonathan Milan, che grazie al successo odierno tiene ben salda la maglia ciclamino sulle spalle e consolida il primato così in classifica a punti. Una brutta caduta nel finale ha visto coinvolto 5-6 corritori, tutti si sono rialzati tagliando regolarmente il traguardo, ma con molte abrasioni. Perciò per la dodicesima tappa ci sarà da valutare le condizioni di questi corritori per poter ripartire. In classifica generale, sempre Tadej Pogačar in maglia rosa nelle primissime posizioni della classifica generale, c'è da segnalare il ritiro di Wout Poeltebroek. Il giovane belga è stato costretto al ritiro a causa di un virus intestinale. Così Antonio Di Beri guadagna una posizione, ma soprattutto si mette sulle spalle la maglia bianca che sino alla decima tappa è stata appannaggio del belga Jan Ulsterbrook. Per quanto riguarda la dodicesima tappa del 16 maggio, una tappa in territorio umbro caratterizzato da molti strappetti, da pendenze impegnative, perciò difficilmente potrebbe arrivare una volata a ranghi compatti, una frazione che agevolerà i cacciatori di tappa. Buon Giro d'Italia e viva il ciclismo, sempre ci riaggiorniamo per le prossime frazioni.